No, guardi, deve scusi, andare a... signor Roll. No, vorrei il fascicolo di Juan Lacas. La segretaria dice che ce l'ha lei. Ecco, il fascicolo è in revisione al momento, signor... È Smith. Ah, Smith, giusto. Un nome più curioso l'avrei ricordato. No, non so che farci. Venga. Senta, non mi faccia perdere la pazienza. Ho il diritto di... Si siede. Tanto per parlare di destini insoliti, cosa spinge un poliziotto a diventare preside di una scuola? Vuole la versione corta? Ero qui durante le sommosse degli anni Ottanta. Brutto posto Miami per uno sviluppo di colori. Ho visto il mio quartiere bruciare. La gente con cui ero cresciuto arrestata, ammazzata. Mi sono trovato un bivio, dovevo decidere tra distruzione e istruzione. Ho scelto la seconda. Mi sono iscritto al liceo, ho preso il diploma, poi la laurea e ora sono qua. So di una candidatura al consiglio municipale. Se gli elettori saranno saggi. Lei che esperienze ha avuto, signor Smith? Una solita istruzione di stampo classico. Ho lavorato come dipendente statale per anni. Ministeri della Sanità, pubblica istruzione. Però, forse come lei, sognavo di insegnare. Quelle cicatrici se le procurate in accademia? No, a scuola dalle suore. Bene. Meglio che ora torni in classe. Per quanto riguarda i fascicoli, sono a disposizione dei soli docenti titolari. Desolato. No, nessun problema, grazie lo stesso. Senta, mi tolga una curiosità. Non ha paura con quell'orologio a girare qui dentro? È un regalo della Junior League. Chiunque voglia questo orologio dovrà prendersi anche il braccio. Ipotesi per niente remota, ormai gli scippi li fanno con la sega elettrica. Gli studenti mi hanno regalato questo. Ogni anno alla prima assemblea do loro una piccola dimostrazione. Potere percepito è potere acquisito. Faccia tesoro di questa verità, signor Smith. Le sarà di grande aiuto qui dentro.